1880 i giacimenti d'argento nella riserva indiana di Furnace Hills non erano ancora stati scoperti, ma dappertutto si diffondevano voci che gli Apache, per i loro fucili, usavano proiettili d'argento. L'avidità e l'interesse furono causa di enormi pressioni verso il governo degli Stati Uniti per costringerlo a revocare il limite della riserva ed aprire all'uomo bianco quella regione, unica risorsa delle popolazioni Apache. Questo territorio era dominato da Piccolo Cane, un feroce guerriero Apache, ancora più astuto del grande Geronimo, suo vecchio maestro. Con l'accumularsi delle tensioni, rifornimenti e rinforzi venivano inviati alla minacciata guarnigione del vecchio forte di Furnace Creek. Halt! Halt! Il capitano Walsh? Cosa vuoi? Dispaccio da Fort Putnam. Dirigersi immediatamente con la massima celerità per Losburg, con tutta la truppa. Il convoglio proseguirà per Fort Furnace Creek come stabilito. Generale Fletcher Blackwell. Guai, capitano? Informa il generale Blackwell che eseguiremo i suoi ordini. È tutto. Sì, signore. Tenente Ramsey! Comandi. Procediamo per Losburg immediatamente. Il convoglio proseguirà per Fort Furnace Creek. Senza scorta? Questi sono gli ordini. Ma non potete lasciarci senza protezione. Queste colline sono piene di Apache. Tenete gli occhi aperti. Non ne avremo nemmeno il tempo. Dietro ogni filo d'erba può nascondersi un Apache che ti conficca una freccia in gola prima che uno se ne accorga. Non capisco quest'ordine, signore. Dà il segnale. Sì, signore. Ordini o non ordini, sono io il responsabile di questo convoglio. Se andate a Lordsburg, vengo con voi. Non possiamo aspettarvi, l'ordine dice con la massima celerità. Questa è una condanna a morte. Piacente, non ho altra scelta. Padrone, avanti! Andiamo! Stanno arrivando! È il convoglio! Finalmente! Forza, andiamo agli incontro! Dai, vieni! Ben arrivati! Che ci avete portato? Che ci avete portato? Raccontate, sono! Thank you.
Il massacro di Fort Furnace Creek sollevò l'indignazione del governo e della nazione. Gli Apache vennero respinti e il limite della riserva indiana, stabilito nel passato dal governo degli Stati Uniti, fu revocato. Con la legge sulle concessioni terriere del 1880, tutti ebbero libero accesso a questo territorio e in pochi mesi migliaia di coloni, minatori, mercanti, gente di ogni risma si riversarono tra quelle colline costruendovi delle città. Tra queste, la più grande era Furnace Creek. Nel frattempo veniva aperta a Fort Leavenworth un'inchiesta sul massacro che avrebbe portato davanti alla corte marziale il generale Blackwell, sotto l'accusa di aver inviato l'ordine che dirottava la scorta di cavalleria a protezione del convoglio. Capitano Walsh, lei ha dichiarato che il capo convoglio espresse preoccupazione per l'ordine del generale Blackwell. Che cosa disse esattamente? Rifiutò decisamente di continuare il viaggio se l'avessimo lasciato senza una scorta. Gli consigliai di obbedire a quell'ordine. Lui cosa rispose? Disse che non era un ordine ma una condanna a morte. Era della stessa opinione? Devo rispondere? È tutto. Capitano Steele, desidera controinterrogare il testimone per la difesa? Sì, signore. Capitano Walsh, è vero che ha chiesto di dimettersi dall'esercito? Sì, è vero. Il motivo? Il generale Blackwell era il mio diretto superiore. L'ho sempre stimato. Ma dopo l'accaduto io ho perso fiducia nell'esercito. Lei ha precedentemente dichiarato che dopo aver mostrato l'ordine al tenente Ramsay l'ha riposto nella tasca della sella e che il suo cavallo, insieme a molti altri, venne disperso durante un'incursione Apache. Fu così che il dispaccio andò perduto. Proprio così. Vorrei richiamare l'attenzione della corte, signore, sulla singolarità della circostanza che ha fatto sparire, grazie agli Apache, cavallo e prova. Obiezione! Risparmi queste considerazioni, capitano Steele. La corte non ne tenga conto. Che siano cancellate. Ho finito. Vada pure. Signor sì. Da questa parte, signore. Cosa succede, capitano? Suo padre non ha ancora testimoniato. Lei ha già deposto? Certo. Non crederà che il generale abbia inviato quell'ordine? Io mi limito a riportare i fatti. Ha servito sotto di lui. Sa bene che tipo di uomo è. Spiacente, capitano. Spiacente. Nessun altro teste, capitano Steele? Sì, signore. Ancora uno. Chiamo il generale Fletcher Blackwell. Alzi la mano destra. Giuri che quanto dirà di fronte a questa corte sul caso in udienza sarà la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Giuro. Generale Blackwell, ha spedito lei l'ordine in questione al capitano Walsh? Decisamente no. E qual era dunque il contenuto dell'ordine da lei inviato? Appena il capitano Walsh partì, appresi che Piccolo Cane era nelle vicinanze di Fort Furnace Creek con più uomini di quanto supponessimo. Il mio dispaccio al capitano Walsh lo informava della situazione e confermava il mio precedente ordine di affrettarsi al più presto verso il forte. Lei ha nessuna idea dell'ordine che il capitano Walsh afferma di aver ricevuto? Assolutamente no. A lei il teste. Generale Blackwell, 2 anni fa lei comandò una spedizione a Furnace Hills. Esatto. Qual era lo scopo dell'operazione? Era una missione di pace. Alcuni indiani erano usciti dalla riserva. Noi intendevamo ristabilire con la tribù Apache le amichevoli relazioni preesistenti. Ci siete riusciti? Esiste il mio rapporto ufficiale. Ho già letto il suo rapporto con molta attenzione, generale. Francamente mi lascia perplesso. Non tanto per ciò che dice, poiché espone la situazione indiana dettagliatamente, ma per ciò che non dice. Non è forse vero che mentre si trovava a Furnace Hills scoprì uno dei più ricchi filoni d'argento di questo territorio? Risponda alla domanda, generale Blackwell. Sì, scoprì che la zona era ricchissima d'argento. Perché non ne ha fatto menzione nel suo rapporto? È storia vecchia. Abbiamo un trattato con una tribù indiana a cui cediamo queste terre in perpetuo.
Terre che si rivelano ricchissime di giacimenti e quindi colonizzabili, così i trattati saltano e gli indiani cacciati. Intuivo come sarebbe andata a finire a Furnace Hills e decisi di tacere. Dica alla corte se questo è stato l'unico motivo. L'unico. Lei ha mai avuto una partecipazione azionaria nella società Furnace Creek Ricerche Minerarie? Assolutamente no. È a conoscenza del fatto che questa società ha diritti di sfruttamento sul territorio recentemente riaperto? Non ne so nulla. Questi documenti dimostrano che i diritti di sfruttamento divennero esecutivi il giorno dopo l'esproprio del territorio. È quindi evidente che questa società conosceva in anticipo l'esistenza dei giacimenti. Le dispiace prenderlo? Non è il caso, sono all'oscuro della faccenda. Questi giacimenti erano privi di valore sia per la società che per gli altri, finché il territorio rimaneva agli indiani. Ed è facilmente desumibile che, provocando gli Apache all'assalto di un convoglio senza la protezione di una scorta, quindi all'annientamento della guarnigione di Fort Creek, il massacro avrebbe portato alla cacciata degli indiani e all'apertura del territorio. Obiezione. Il generale Blackwell ha dichiarato di non aver mai scritto l'ordine di richiamo della scorta. Obiezione accolta. Generale Blackwell, vuole dire alla corte quali sono i suoi più immediati congiunti? Mia moglie è morta. Ho due figli. Il capitano d'artiglieria Ralph Blackwell e Cash Blackwell, non in servizio. Esiste una possibilità che uno o l'altro dei suoi figli abbia delle azioni o interessi nella Furnace Creek Ricerche Minerarie? No. Il capitano Blackwell insegna tattica militare a West Point, ma non ha altri interessi all'infuori della sua carriera. E l'altro figlio? Non lo vedo e non ho sue notizie da molto tempo. Da quanto tempo? Da diversi anni. Mi indignano questi sforzi di coinvolgere membri della mia famiglia in questa spregevole faccenda. È contraria ad ogni procedura. Dove può essere tuo fratello? Se non lo sa lei. So solo che lui e il generale ebbero un litigio, ma in un momento come questo potrebbe... Cash non ha mai avuto il senso della famiglia. Oh, ma io non voglio difenderlo, Raff, solo senta, che... Preferisco non parlarne. Capitano Blackwell, vuole entrare, per favore. Suo padre si è sentito male. Il generale Blackwell muore sul banco dell'accusa. Ehi, ti chiami Blackwell, vero? Sì. Non hai niente a che fare con il generale Fletcher Blackwell? Niente, perché? È schiattato. Buon per lui, altrimenti l'avrebbero impiccato. Bene, ora vado a informarmi cosa hanno deciso per te. Schiaccianti prove di colpevolezza. Gravi responsabilità per l'assalto a un convoglio e per il massacro di civili e 237 soldati. Il generale Blackwell è morto ieri senza riprendere conoscenza. La testimonianza del capitano Walsh decisiva per un verdetto di colpevolezza. Lei è libero, signor Blackwell. Ehi, lo sceriffo dice che aveva ragione lei. Quelle carte erano fasulle. La sua pistola, signore. Grazie. Ringrazio lo sceriffo. D'accordo. Qui si dice che tutti i verbali della corte marziale possono essere messi a disposizione degli interessati previa domanda all'ufficio del procuratore generale del Dipartimento della Guerra di Washington. Bene, vorrei preparare la domanda subito. Qual è il caso in questione? Corte marziale generale Fletcher Blackwell. Sto cercando un ex ufficiale. Settore Ovest? Sì. Quando si è congedato? Da poco tempo. Dovremmo avere una scheda che lo riguarda. Nome e grado.
Grover Walsh, capitano di cavalleria, 6° reggimento. Certo, il capitano Walsh abitava qui, se n'è andato un mese fa. Poveraccio. Perché dice questo? Era uno spettacolo straziante vedere un gentiluomo come lui bere a quel modo. Mi sa dire dove è andato? Non saprei proprio dove. Ha accennato a un nuovo territorio espropriato agli indiani. Grazie, grazie infinite. Sto al fresco, eh? Accomodati. Grazie. Mi chiamo Jones, Pacifico Jones. Tex Cameron. Del Texas? Sì. Mai conosciuto uno del Texas che non si chiami Tex? Già, per legge. Per legge? Buona questa. Dimmi, te la mettono spesso? Solo il sabato sera. In 6 si sono messi per sistemarmi. No, c'è una prigione qui? La stanno costruendo. Passerò delle domeniche schifose quando l'avranno finita. Ti fermi qui? Forse. Stai cercando lavoro? Dipende dal lavoro. Te l'avrei già trovato, ma non sei un facchino. Chi ti dice che non lo sia? Con quelle mani? Le mani la dicono lunga. Potresti essere benissimo uno di città. O un giocatore. O magari un pistolero. Caldo, eh? Già. Immagina la sete che avrò domani mattina. Peccato che sia tutto chiuso qui in città. Ti avrei portato da bere. Ma non è tutto chiuso. Non devi disturbarti a portarmi da bere, vengo io. E come la metti con la Ferrari? Non c'è problema. Lo fai spesso? Solo la domenica, che vita! Ciao, Pacifico. Ciao, Gio. Whisky. Anche a me. Dimmi, come mai questo è aperto? Credevo che oggi fosse tutto sprangato. Appartiene alla società come l'albergo. Il signor Leverett non vuole che si commenta peccato la domenica, ma se proprio devi, puoi farlo solo nel suo locale. Whisky, Joe, ti pago domani. Soldi sull'unghia, capitano, sono gli ordini. Beh, ho lasciato il denaro in albergo, non Questi pretenderai... sono gli ordini, provi a parlarne con chi me li ha dati. Vuole, capitano? Un altro bicchiere. Oh, grazie, signor... Cameron. Sono Grover Walsh. Ho conosciuto molti ufficiali a Laredo. Mai stato nel Texas? No. Il capitano era nel 6°, vero? È vero. Un reparto famoso. Dovrebbe esserne orgoglioso. Al 6° cavalleria. Vorrei ricambiare, ma sfortunatamente ho lasciato il soldi. Non mancherà certo l'occasione. Mi fermerò per un po' di tempo. Andiamo. Salve, Joe. Ci vediamo. Ridammi quella bottiglia. Chi ti ha detto di levarla? Le ho già detto due volte che non posso... Il tuo lavoro è servire ai clienti. Whisky. Da dove è uscita quella moneta da $10? Ciao, Pacifico. Ricordami che ti sono debitore di una bevuta. Ok. Cominciamo prestino, eh?
Che te ne importa? Ti fa male la salute. Dovresti smettere di bere, Walsh. Non sono affari tuoi. Miei no, ma del signor Leverett sì. Farà bene a preoccuparsi. Vuoi che glielo vada a dire? Non me ne frega niente. Stammi vicino, Charlie, così vinci. Portami da bere. La partita continua. Doppia coppia, si è fatta. Scala lassù. Ehi, cameriere, rientra. Sì, signore. $5. No. Più 5. Ci sto. Lei che fa, capitano? Più 10. Ha la pistola, capitano? Cosa vuol dire? La metta sul tavolo. Se ha una regina di picche nel fazzoletto, comincia a sparare. No, non c'è nessuna carta nel fazzoletto. Sei un baro. Quella carta l'ha messa qualcuno. Scusi, ma quella carta l'ha messa lei addosso al capitano. Non mi sarei mai intromesso in questa faccenda. Ma il signor Walsh è mio amico. Non dovevi farlo. Ma ci rivedremo. Vogliamo continuare a giocare? No, grazie, si è fatto un po' tardi. Ma anche per me. Le sono due volte debitore, signor Cameron. Voleva uccidere. Le ha combinato questo trucco. Perché? Non lo so. Ci rifletta bene, potrei non esserci la prossima volta. Io non ho fatto proprio niente, si sarà ammattito. Lei crede? Che intende dire? Affari suoi. Ma le consiglio di non dare le spalle a nessuno. E non esca di notte. Beh, se vuole scusarmi. Le fish, non le dimentichi. Grazie. Il signor Shank vuole vederla. Stanza 5. Gentile da parte sua, ma chi è questa Shank? Dirige il locale del signor Leverett. Va bene. Quanto valgono quelle blu? $1. Me ne deve 10. La pistola. Avanti. Signor Cameron, si accomodi. Si sieda. Grazie. Lei è nuovo di questa città, vero? Sono appena arrivato. Già, è subito nei guai. Al signor Leverett non piacciono gli spari. Ne ha sentiti troppi ultimamente. Io ho impedito un omicidio. Cerca lavoro? Dipende.
È svelto con la pistola. Quanto basta? La estragga, Cameron. Perché vuole rischiare, Shank? Solo un piccolo esperimento. Quando estraggo la pistola è solo per sparare. Vede, una sana abitudine che non prevede esperimenti. Ha ragione, è assunto. Per cosa? Per proteggere il signor Leverett. 200 al mese. È curioso, ferisco uno dei suoi e lei mi offre un lavoro. Perché? Quando uno riesce a centrare una mano in movimento da quella distanza, quell'uomo lo vogliamo dalla nostra parte. Ho capito. Sarei una specie di guardia del corpo, eh? Una specie. D'accordo, affare fatto. Bene, allora è dei nostri, il signor Leverett sarà molto soddisfatto. Senta, Cameron, gioca a domino? Sono imbattibile. Ottimo, ci faremo qualche partita. Da che parte per il vecchio forte? Vada a sud lungo la vallata, 7-8 miglia. Poi giri a ovest e percorra la vecchia pista dei carri. Grazie. Qualcuno dei suoi cari? Mio padre. Bill Baxter. Conosco questo nome. L'avrà visto sul ring. Ah già, è vero. Dodge City. 48 rounds a pugni nudi contro un certo... Cassidy, caporale Cassidy. Ah già. Non potrò mai dimenticarlo. Mi fecero salire su un barile per farmelo vedere. Quel Cassidy sembrava fatto di bronzo. E ogni volta che papà lo colpiva risuonava come una campana. Un bel incontro. Come piacevano al mio vecchio. Lo conosceva? No, ma avrei voluto. Oh, le sarebbe piaciuto. Impazzivano tutti. Io sono Molly. Tex Cameron. Anche lei ha qualcuno qui? Non qui. Sono venuto a visitare il forte. Oh, meglio così. È tardi, dovrei tornare a casa. Le dispiace se facciamo la strada insieme? Va bene. Ci viene spesso? Mi sono trasferita da Kansas City per stare vicino a papà. È incredibile, un'intera guarnigione massacrata così. Io spero che il forte rimanga esattamente com'è adesso, così. Con le frecce spezzate e i cannoni che non hanno mai sparato. È strano quello che dice. Per niente. Non voglio dimenticare quello che è successo qui. E che per tutto questo qualcuno non ha mai pagato. Non la capisco. Ce ne sono voluti di uomini per scavare le fosse.
Ci ho pensato tante volte. Perché il generale Blackwell ha mandato al macello tanta gente. E ha qualche idea? Qualcuno ha pagato per spedire quell'ordine. E chi è questo qualcuno? Chi ci guadagna? Non le pare? Non so nulla di questa città. Imparerà. Oh, mi scusi, dimenticavo che queste storie non la possono interessare. Parliamo d'altro. D'accordo, parliamo di lei. Che cosa ci fa da queste parti? Lavoro per Shank in città. Da Shank? Nel regno di Pop Murphy, stufato con verdure e torta di mele. Ah, e chi le fa? Io, con le mie mani. Pop invece prepara lo stufato, è la sua specialità. Credo che avete trovato un nuovo cliente. Adesso che sa tutto di me, parliamo di lei. Che lavoro fa? Beh, niente di particolare. Ma potrei proprio dire che non c'è lavoro che non abbia tentato. Continui. Prima di venire qui, lavoravo su un battello lungo il Mississippi. È un fiume bellissimo, specialmente di notte. Ma non è bello come questi luoghi. In questo paese deserto c'è una calma magica. Mi piace. Ha intenzione di restare? Penso di sì. Oh, bene. Voglio dire, Pop sarà felicissimo di avere un nuovo cliente. Soltanto Pop sarà felice. E questa è la miglior cucina della città. Non si vede? Le porto il carro nella stalla. Oh, grazie. Venga. Oh. Ciao, Pop. Ecco un nuovo cliente, il signor Cameron. Questo è Pop. Salve, Pop. I nuovi clienti sono sempre benvenuti. Strano. Da quando Molly lavora con me, c'è un mucchio di giovanotti che apprezza il mio stufato. Ehi, Pop, certo che tu li sai fare i complimenti. Ci vediamo, Pop. Ciao, Molly. Ciao. Giacotta? Non fare lo scemo, Pop. L'ho conosciuto un'ora fa. Un'ora basta e avanza per cuocersi e stracuocersi. E come sarebbe a dire che non ci sono posti, se non parte mai nessuno? Non stasera. Mi mostri la lista. Stia attento, capitano. Ma guardi che io... Ho detto che non ci sono posti. Compro questo cavallo, ecco $25. È già venduto. $40. Le ho detto 50. Che lei deve essere duro d'orecchi. Ah, salve, capitano. Salve. Tempo magnifico, eh? Ti concilia proprio con la vita. Andavo a comprare delle briglie per il cavallo. Un animale prezioso. Non ha un bell'aspetto, ma è resistente come un mulo. Senti, me lo venderebbe? Ah, ci sono affezionato. Io glielo tratterò molto bene. Ero in cavalleria, lo sa. Sì, sì, lo so. Se è questione di denaro... Mi spiace. Credo che il suo denaro non valga molto da queste parti. Senta, Cameron, lei deve aiutarmi. Nessuno lo saprà. Potrà dire che gliel'ho rubato. So cosa potrei dire. Ma non ne vedo il motivo. Il motivo è che se lei non mi aiuta... Quelli mi uccideranno. Non faccio mai niente senza una buona ragione, ma... le propongo un affare. Mi dica perché è nei guai e forse l'aiuterò. Non la riguarda. Come vuole, capitano. Ci vediamo. Perché lo vuole sapere? Perché si interessa di questo? Sto solo cercando d'aiutarla. Il suo problema è salvare la pelle. Mi dica perché la vogliono uccidere e farò in modo che lei lasci la città tutto intera. Non posso farlo. Perché no? Chi protegge? Nessuno, è solo che... Che cosa ha da perdere? Stando zitto non salverà certo la pelle. D'accordo, glielo dirò. Io... Signor Leverett, mi fa piacere che sia tornato. Lo sono anch'io, Shank. Salve, Artego. Come vanno le cose? Bene, tutto bene. Salve, Joe. Bentornato. Cosa hai fatto alla mano, Bert? Un piccolo incidente, una cosa senza importanza. Che cosa? Si accomodi in ufficio, signor Leverett. Quello è Leverett. Già. Allora, capitano? Mi dia il tempo di pensarci sopra.
Ci vedremo più tardi. Grazie, Artego. Prego. Questi sono i rapporti sulla produzione della miniera aggiornati a tutt'oggi. Non ci si può lamentare. Lasciamo perdere. Non sono tornato per questo. Qualcosa non va? Il sesto cavalleria sta tornando qui. L'intero territorio sarà da dopodomani sotto il loro controllo. Come mai? Lo Stato Maggiore non mi tiene al corrente delle sue decisioni. Non pensa che stiano diventando curiosi circa... Stai zitto! È una storia finita. Pensavo solo... Pensi troppo. L'esercito sarà il benvenuto. Non c'è niente da nascondere, niente da temere. Ricordalo. Solo che... Solo cosa? Ricorda il denaro che mi disse di mandare a Piccolo Cane? Ce l'ha rimandato. Insieme a questa. Questo significa che... Esatto. Vuole il suo scalpo. Pensa che lei l'abbia fregato. Certamente, l'abbiamo fregato. Sicuro, è proprio così. Per nostra fortuna non è nella condizione di crearci seri fastidi. Non può provare nulla. È un fuorilegge e un rinnegato. I soldati gli spareranno a vista. Guarda chi è. Devo vedere il signor... Sono occupato. Fallo entrare. Tutto bene? Si siede. No, grazie. Che posso fare per lei? Voglio andarmene. Andare? E dove? Da qualsiasi parte, purché lontano da qui. Sono stato leale con lei, mi sono attenuto agli accordi. Non so di che cosa stia parlando. Lo chieda a lui. Oh, c'è stata un po' di confusione la notte scorsa circa il numero di regine che uno può avere in mano. Hai cercato di incastrarmi, cercavi una scusa per farmi fuori. E ora non vuoi che lasci la città. Ovunque vado hanno ordini, i suoi ordini, per tenermi qui. E finché non trovano un modo legale per ammazzarmi. Calma, capitano. Non so cosa sia successo l'altra notte, ma ora sono qui e gli ordini li do io. Quando vuole partire? Con la prima diligenza. Ho cercato di trovare un posto, ma... Avrà quel posto. Tenga. Si paghi da bere. Sembra ne abbia bisogno. Oh, grazie, signor Leverett. E scusi il mio nervosismo. E se non la vedo prima della partenza, buon viaggio e auguri. Grazie. Grazie, signor Leverett. Che cosa ti succede? Non sai eseguire gli ordini? Ti avevo detto chiaramente di sistemarlo. Avevo organizzato tutto la notte scorsa, ma c'è stato un contratto. Chiudi questa faccenda prima che arrivi l'esercito. E voglio che sembri tutto regolare, così né l'esercito né altri faranno domande. Me ne occuperò subito. Se non trovo un altro sistema, prendo del denaro dalla cassaforte e glielo metto addosso. Fa quello che ti pare, ma falla finita stanotte. D'accordo. Bene, signore. Allora vediamo, ecco qua, stanza 12 in cima alle scale. La ringrazio. Salve. Novità? Niente finora. Uno parte e uno arriva. Stammi bene. Salve, Gilmore. Cash. Ora mi chiamo Cameron. Tex Cameron. Come stai? Io bene, e tu? Né bene né male.
È molto tempo che non... Sì, quasi 6 anni. Mi dispiace di non essere tornato per il funerale. Non ci contavamo. Calmati, Raff. Era anche mio padre. Non credi che sia un po' tardi per ricordartelo, giusto? Scusami. Cosa fai da queste parti? Conosci la risposta bene quanto me. Sono qui per riabilitare il nome di nostro padre. Stai perdendo il tuo tempo. Qui se ne frega. Quello che è successo al forte non interessa a nessuno. Ma a me sì. E poi mi interessa il capitano Walsh. Io ci ho già parlato. È un alcolizzato e... per quanto ne so, disse la verità alla corte marziale. Cercherò di scoprirla da solo. Dal momento che anche tu cerchi la verità, perché non lavorare insieme? Non c'è alcun senso ad intracciarci la strada, sebbene sia convinto che perdiamo il nostro tempo. No, grazie, me la sbrigo da solo. C'è una ragione particolare? Sì. Una ragione molto particolare. Non siamo mai andati d'accordo su nulla, né mai ci andremo. Te ne sei andato un giorno. Lascia le cose come stanno. Capisco. Beh, adesso se non ti dispiace... ti farò un discorsetto che avrei voluto evitare. Walsh è nei guai, guai grossi. Almeno un paio di persone qui sarebbero felici di vederlo morto e sepolto. Io gli ho fatto un grosso favore. Ora sta cominciando ad agitarsi e se resta vivo prima o poi parla. Io non voglio che crepi, quindi stagli alla larga. E visto che ci sei, cerca di stare alla larga anche da me. No, guarda chi arriva. Pop, ho paura che lo stufato si bruci. Ma non è sul fuoco. Beh, metticelo. Salve. Oh, ciao. Non c'è per caso una tazza di caffè? Il caffè arriva subito. Questa torta di mele ha un aspetto invogliante e appetitoso. Ne vuoi un po'? No, grazie. Devo bere da solo? Non posso. È contro il regolamento bere con un cliente. Durante le ore di lavoro? Durante le ore di lavoro. E dopo? Dopo dipende dal personale e dal cliente. Ci vediamo alle 9. Alle 9. E Pacifico. Ciao, Tex. Ciao, Molly. Ciao. Salve. Ehi, mi hanno detto che per stare in buona salute è meglio andare d'accordo con te. Ti sei mosso bene, figliolo. Appena arrivato trovi subito lavoro. Hai già trovato un lavoro. Non te l'ha detto? No. Ma è stato assunto dalla società. Pesta i piedi all'Everett e Tex pesta i tuoi. Da come hai sistemato Bird l'altra notte, sai cavartela dagli impicci. Cosa prendi, Pacifico? Non sono qui per prendere, ma per dare. Un tizio mi ha restituito $5. Ho pensato che era meglio pagare il conto prima che arrivi sabato. Bene, a più tardi. Torno dai miei muli. Adios, amici. Vado a noleggiare un calesse per questa sera. Non sarà necessario. Che ti prende? Il tuo lavoro, ecco cosa mi prende. Beh, capisco che non sia un gran lavoro, ma io... Avrei preferito che tu facessi qualsiasi lavoro, ma non questo. Che cosa hai contro l'Everett? La tomba di mio padre e tutte le altre intorno al forte. È sufficiente? Molly, non ci sono prove. Ti ho già detto che il generale Blackwell avrà avuto i suoi buoni motivi per fare quello che ha fatto. Ma chi aveva recintato la zona ancora prima che venisse espropriata? Chi sapeva dov'era l'argento? Il signor Leverett, l'uomo che ti paga per proteggerlo. Sono solo supposizioni, non prove. Non ho bisogno di prove. Ho letto i verbali della corte marziale. Se Blackwell non fosse morto, avrebbero provato che lui o i suoi figli lavoravano per l'Everett. Ah, no, no, aspetta un momento. Ah, venga, capitano. Giusto in tempo. Per che cosa? Per prendere un caffè. Fa bene ai nervi. I miei nervi sono a posto. Fa piacere vederla di buon umore.
Voi due vi conoscete? Certamente. Se le serve qualcosa, capitano, faccia un fischio. Sarò subito da lei. Bene, capitano. Che cosa mi racconta? Scusi, se l'ho disturbata stamattina. Non c'era alcun motivo di preoccuparsi tanto. Ma ero ancora sconvolto per l'altra sera. È stato un equivoco. Così hanno deciso di farla vivere ancora un po'. Non capisco di cosa parli. Allora le rinfresco la memoria. Rinuncerei se fossi in lei. È più salutare non immischiarsi in certe faccende. A qualcuno potrebbe non piacere la sua curiosità. È una minaccia? Direi che è un consiglio, dettato dalla gratitudine di chi le deve la vita. Crede davvero di essere al sicuro, eh? Ritengo che non abbiamo nient'altro da dirci. Lei c'è dentro fino al collo, Walsh. Avrà ancora bisogno di me. E quando accadrà, ricordi le condizioni. Ha nient'altro da dirmi? No, capitano Walsh. Capitano? Per brindare alle miniere d'argento. Più 5. Mi domando cosa è venuto a fare qui. Chi è? Il capitano Blackwell, il figlio del generale Blackwell, ricordi? Quello processato dalla corte marziale per la faccenda del massacro al forte. Sei sicuro? Certo che lo sono. È stato il mio comandante quando ero a Fort Douglas. Giochiamo. Io passo. Si è visto il capitano Walsh in giro? È partito questa mattina, sobrio per giunta. Ne sei sicuro? Era il comandante di Larry a Fort Douglas. Chiamami quello nuovo. Tex, o come si chiama? So io come fare, signor Leverett. Hai già il tuo lavoro stasera. Vai, portami Tex. Whisky c'è. Il signor Leverett la vuole in ufficio. Va bene. Più tardi c'è. Ehi, Joe. Chi è questo Leverett? Non questo Leverett, ma il signor Leverett. È lui il padrone? Di questo locale e praticamente di tutto quello che c'è nei dintorni. Mai sentito parlare della Furnace Creek Ricerca Mineraria? Bene, è lui. Anche quel tipo che hai visto prima lavora per lui. Grazie. Avanti. Sono Tex Cameron. Sì, sì, venga, venga. Si sieda, Cameron. Ci tengo a conoscere quelli che lavorano per me, specie quelli che hanno il compito di curare i miei interessi. Caffè? No, grazie. Finora questo è un lavoro tranquillo. Spero che sia sempre così. Quando arriverà il sesto cavalleria dopodomani, voglio che trovino una città ordinata e tranquilla. Shank non mi ha detto che arrivava l'esercito. Neanche lui lo sapeva. Beh, allora non ci sarà più bisogno del mio aiuto. Proprio il contrario. L'uomo di successo ha sempre molti nemici. Chi sta al vertice è il centro di un bersaglio e tutti mirano a lui. Sarà come dice lei, mai stato al vertice. Beh, ha i suoi svantaggi. La gente ti odia per molte ragioni. Per alcuni è solo invidia. Per altri... Ecco, per esempio, un generale che era coinvolto nel massacro di Fort Furnace Creek... Si chiamava Blackwell. Ne ha sentito parlare? Sì, mi sembra di ricordare. La difesa sostenne che era vittima di un complotto per favorire delle speculazioni in questo territorio. E poiché io fui il primo ad arrivare in questa zona, sentirà fare un mucchio di chiacchiere su di me. Non ho mai dato retta ai pettegolezzi. Sfortunatamente molti lo fanno. E adesso il figlio di Blackwell è qui in città. E allora? Voglio che lo tenga d'occhio. Potrebbe crearle dei fastidi? Non lo so, ma è meglio che lei lo controlli. Non sarà difficile. Ci penserò io. Ma sa riconoscerlo?
Ha ragione, me lo descriva. Il guaio di voi dal grilletto facile è che non sapete usare la testa. È arrivato sotto falso nome. Si fa chiamare Gilmore. È all'hotel, stanza 12. Gilmore 12. Bene. Allora, tra quanto si parte? Tra circa mezz'ora. Aspetterò la diligenza fuori. Le ho già detto stamattina che lei non è in lista. Impossibile, il signor Leverett ha sistemato tutto. È meglio che controlli. Non serve controllare, ho compilato io stesso la lista e lei non c'è. Non ci sarà un errore? Nessun errore. La stavo aspettando, capitano. Un momento, Raff. Ti devo parlare. Che vuoi? Fai attenzione, Leverett sa chi sei. Forse è più prudente che tu lasci la città. L'avrai informato tu. È per questo che ti pagano, vero? Per curare gli interessi di Leverett. Ricordi quando da ragazzi ti ho ripescato dallo stagno dove stavi annegando? Beh, ho commesso un grande sbaglio. Mi sono lasciato trascinare dai sentimenti. Avrei dovuto lasciarti lì. Ha visto Tex Cameron? No. Cosa le è successo? Sono caduto dalla finestra, devo trovare Tex Cameron, pensavo fosse qui. Non ho idea di dove sia, non si agiti e vediamo di curare quel. Ho fretta, mi dia un foglio di carta, devo lasciare un messaggio per Cameron. Va bene questo? Sì, va bene.
Cosa deve scrivere di tanto importante? Dopo, quando ho finito. Tutto il mondo deve saperlo. Prendo delle bende. Io sottoscritto, Grover A. Walsh, confesso di essere colpevole di complicità nel massacro di Fort Furnace Creek, che fu progettato da Edward Leverett. Inoltre, io giuro di... Fermo! Fermo! Aiuto! 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 Che succede, Molly? Il capitano Walsh, gli hanno sparato. Chiudi la porta, Pop. Tienili tutti fuori. Quando è arrivato aveva la faccia piena di tagli. Ti stava cercando. Avresti dovuto vedere com'era agitato. Aveva il terrore negli occhi. Dove eri quando è successo? Ero andata a cercare delle bende. L'ho lasciato che stava scrivendo una lettera. Una lettera? Sì. Doveva essere importante. Sì. E dove... Dove è finita quella lettera, Molly? Non lo so. Quando l'ho visto così, sono corsa a cercare Pop. E al ritorno, mentre stavo entrando, ho visto un uomo uscire da quella porta. L'hai riconosciuto? Non l'avevo mai visto prima. Sarà stato più o meno della tua taglia, con una camicia blu scuro. Devo ritracciarlo immediatamente. Chi è stato? A chi hanno sparato? Che è successo? Hanno ucciso Walsh. Apri, sono io. Vedo che in fondo segui i miei consigli. Lasci la città. Già. Pensi di impedirmelo? No, ma voglio sapere una cosa prima della tua partenza. Hai ucciso Walsh? È morto? Sai bene che è morto. Evitiamo le chiacchiere, non c'è molto tempo. D'accordo. Ma smettila di agitarti. Non l'ho ucciso. Morto non mi serviva. Riferiscilo pure al tuo padrone. Ascoltami, sono venuto per aiutarti. Non mi serve aiuto. E invece sì, t'hanno visto uscire dal locale di Pop e faranno di tutto per incastrarti. So badare a me stesso. Un'altra cosa. Voglio la confessione scritta da Walsh. Se te la trovano addosso ti staccano la testa. Confessione? Non so di cosa tu stia parlando. No, lo sai benissimo. Sei l'unico che può averla presa dalle sue mani. Dunque siamo arrivati alla resa dei conti. Dovrai ammazzarmi per averla. Voi andate sul retro dell'albergo. E voi ragazzi, seguitemi. Inoltre, io giuro di avere testimoniato il falso al processo contro il generale Fletcher Blackwell, che era del tutto estraneo agli eventi che hanno condotto al massacro. Che cosa volete? Pensavamo di servisse aiuto. Ho fatto tutto da solo. Sapete chi è? Certo. Si chiama Blackwell. Il figlio del generale Blackwell. Certo, ma io non sono l'unico figlio. Perché l'hai fatto? Potevi farlo finire di parlare. Potrà parlare quanto vuole quando sarà processato.
Sei nuovo di queste parti, Cameron. Quando un uomo uccide a tradimento, non viene processato. Lo si impicca e basta. Avanti, ragazzi. Vacci piano. Leverett mi ha assunto per badare ai suoi interessi. Non credo che un linciaggio darebbe alla città una buona fama proprio ora che sta arrivando l'esercito, ma se vuoi fa pure. La responsabilità è vostra. Forse sarà meglio aspettare. Già, tanto non scappa. Aiutatemi. Voglio avere un verdetto unanime. Che sia ineccepibile per l'esercito, chiaro? Voglio il giudice. Entri pure. Mi dica, ha bisogno di me, signor Leverett? Venga dentro e chiudi la porta. Una bella figura di giudice. Ascolti bene quello che le dico. Ricorda come si presiede una corte? Certo, credo di sì. Perché? Si deve trovare domattina alle 10 nella sala grande, sobrio e sbarbato. Presiederà un processo per omicidio. Io? Sì, lei. Prima che inizi il processo, le dirò cosa dire e come. Adesso dagli una ripulita. Venga, vostro onore. Voi due sapete cosa fare? Sì, signore. Spargete la voce e incitate la gente. Ricordatevi, voglio che sia un verdetto unanime. Andate. Molly, ho bisogno di parlarti. Non credo che abbiamo qualcosa da dirci. Molly, ti prego, dai a me. Ho bisogno del tuo aiuto. Dimmi. Oggi, quando testimonierai, è meglio che tu non dica che il capitano stava scrivendo quando gli hanno sparato. Perché non dovrei? Ancora non posso dirtelo. Ti chiedo soltanto di... Cosa stava scrivendo di tanto importante? È meglio che non te ne parli. Può essere pericoloso per te. Credo spetti a me stabilirlo. Ah, senti, Molly. C'è una sola possibilità di salvare Blackwell. Sei così ansioso di salvarlo? Lui non ha ucciso Walsh. Penso che questo non sia l'unico motivo, Cash. Tu sai che io... Sì, signor Blackwell. I verbali della corte marziale erano molto ricchi di notizie riguardanti la tua famiglia. Li ho riletti attentamente e ho messo insieme alcuni particolari. Molly, mio padre non ha mai avuto niente a che fare con il massacro del forte. È stata tutta una montatura contro di lui. Devi aver fiducia in me. Mio padre diceva sempre che quando un uomo ti chiede la fiducia, è arrivato il momento di portarsi fuori tiro. E se tu continui a girarmi intorno, posso solo dirti di scomparire al più presto da questa città, prima che avvenga una doppia impiccagione. Ehi, Tex! Ciao, Pacifico. Posso darti un passaggio? Fa male camminare. Andiamo, oi! Sei nei guai? Già. Guai grossi? Piuttosto. E certo, ne succedono di cose in questa città. Ma non mi impiccio. Da queste parti è meglio sapere il meno possibile e si vive molto più tranquillamente. Ottima filosofia. Tuttavia arriva un momento nella vita in cui uno deve smettere di far finta di non vedere. Quel momento è arrivato. Cash, credo che quei prepotenti debbano piantarla. E credo che ci rimarrei male se non mi dessi la possibilità di darti una mano. Grazie, Pacifico. Me ne ricorderò. Sono venuto per spiegarti di ieri sera. Non serve. Quello che è successo si spiega da sé. Avete già preparato la corda e scelto l'albero? Sono stato costretto, altrimenti ti avrebbero linciato. Già, sicuro, l'hai fatto per il mio bene.
Sì, anche per questo. Ora smettiamola di giocare. So tutto quello che dovevo sapere. Quindi vattene e lasciami in pace. Tutto procedeva secondo i miei piani finché non sei arrivato. Mi ero lavorato Walsh che stava per cedere. Ah, io ti ho rovinato l'opera, vero? Più o meno è così. Sei un poco di buono, Cash. Lo sei sempre stato. Puoi parlare fino al giorno del giudizio, ma io so solo una cosa. Che sono qui e che mi ci hai messo tu. Senti, abbiamo ancora una possibilità. Puoi anche dirglielo, ma se non lo farai, forse ti tiro fuori da questo pasticcio. Lascia perdere. Sono ansioso quanto te che non vengano a scoprire che portiamo lo stesso nome. Fuori di qui adesso. Ah, buongiorno, giudice. Salve. Salve, Tex. Signori, questa corte è oggi qui riunita per procedere contro l'imputato Ralph Blackwell per l'omicidio del nostro stimato capitano Walsh. Si proceda. Primo teste, José Artego. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, dicalo, giuro. Giuro. Signor Artego, vuole riferire alla corte cosa è successo la scorsa notte? Beh, ecco, mi sono trovato a passare davanti al locale di Pop quando ho visto quell'uomo sparare contro il povero capitano. Aveva 3 buchi nella schiena, così netti come non ne avevo visti. Walsh quella sera era disarmato, ma anche se avesse avuto la pistola. Stavo per chiudere il locale quando entrò il capitano Walsh. Era ferito al viso e alle mani, così andai a prendere delle bende. Ero nella mia stanza quando ho sentito gli spari. Sono tornata e ho visto il capitano Walsh cadere a terra. Sono corsa da Pop e quando siamo tornati ho visto un uomo con la camicia blu che scappava. Allora lui che stava scappando? Picchiamo. Silenzio! Ma picchia! Silenzio! Ordine! Silenzio in aula. Mi procede. Grazie. Il prossimo testo. Non ho finito. C'è dell'altro. Prima che gli sparassero, il capitano stava scrivendo qualcosa. Gli chiesi di che si trattava e lui disse che presto tutto il mondo l'avrebbe saputo. Che fine ha fatto quello scritto? Non lo so. Era ancora lì per terra quando corsi da Pop, ma quando ritornai era sparito. Questo è tutto? È tutto. Bene, signori, questa è la situazione. Quest'uomo è arrivato qui sotto falso nome per uccidere il capitano Walsh, l'uomo che testimoniò contro suo padre alla corte marziale. Penso che tutti quanti voi ricordate bene il nome del generale Blackwell. Sì! Responsabile del massacro del forte. La domanda a cui chiediamo una risposta è questa. Può un uomo arrivare nella nostra città, sparare vigliacamente nella schiena a uno di noi e farla franca? Bravo! Bravo! Ripicchiamolo! Silenzio! Silenzio in aula! La difesa d'ufficio ha null'altro da aggiungere? Io... La difesa non ha avuto il tempo di conferire con il suo cliente, ma dopo aver ascoltato tutte le testimonianze, non vede la possibilità di cambiare i fatti. La difesa rinuncia. D'accordo. La giuria si ritiri per decidere il verdetto. Abbiamo già deciso, vostro onore. Riteniamo l'imputato... Un momento. Tu, Blackwell, in piedi come vuole la legge. Bene, vada avanti.
L'imputato è colpevole. Silenzio! Silenzio in aula! Silenzio! Questa corte stabilisce che il prigioniero venga appeso per il collo fino alla morte. Finalmente bisognava impiccare! Certo. Un ottimo lavoro. Andiamo. Avanti. Su per la scala, presto. È scappato! No, muovetevi! Coraggio! Dalla finestra, aspetto! Bird, prendi degli uomini e vai a sud per le colline. Noi prendiamo per il passo. Se Walsh ha scritto quello che penso e loro riescono a sfuggirci, giuro che ti strangolo. Andiamo! Continuiamo a cercarli! Questo potrebbe essere un buon posto per difenderci. Riusciremo a trattenerli solo per poco, ne arriveranno altri. È meglio che ci separiamo, uno di noi farà la lepre. Ecco, tieni. Segui il torrente per un po' così non lasci tracce. Poi taglia per le colline. Troverai una città con uno sceriffo federale a circa 30 miglia. Io vado da questa parte e me li tiro dietro. Mi sembra una buona idea, c'è solo una cosa che non va. Non è questo il momento di discutere. Non voglio discutere. Sei un giocatore, affidiamoci alla sorte. Vediamo chi di noi diventa lepre. Se viene testa, vado. Testa, tocca a me. Aspetta. Prima di lasciarci, voglio dirti una cosa. Non serve. Lo so. Buona fortuna, fratello. Sull'altra sponda. Uno di loro è andato in questa direzione. Che ne è stato dell'altro? C'è solo una traccia. Eccolo, è là. Andate lungo il fiume e attenti alle imboscate. Andiamo!
Avete capito? Andiamo! È entrato nelle baracche. Bene, vagli alle spalle. Stavi cercando. Oh. Oh.
Sono molto deluso di te, Cameron. Non la toccare! Mi hai procurato un mucchio di guai, Cameron. Preferisco essere ricordato come Cash Blackwell, se non ti dispiace. Ah, è così. L'altro figlio del generale Blackwell. Molto bene, questo spiega un mucchio di cose. Dov'è la lettera scritta da Walsh? Ce l'ha mio fratello. Tu menti. Non avresti corso tanti rischi per affidarla a un altro. Dammela. E se te la do? Che succede? Una sola pallottola, indolore. Altrimenti? Una fine lenta. Va bene, ho capito. È dentro il cappello, là fuori. Prendilo. Penso di non farcela. Avanti, sbrigati. Io e il mio mulo ci siamo andati a fare una bella bevuta al Crystal Bar. Cash, è arrivato! È arrivato! È su tutta la prima pagina. Guarda. Il Ministero della Guerra riabilita il generale Blackwell. La dettagliata confessione del capitano Walsh scagiona il generale delle accuse infamanti. Non è meraviglioso? Oh, scusa, ti ho fatto male. Mai stato così bello. Allora, ragazzi, mi sembra proprio che sia arrivato il momento di spagliarmela. A bere un altro goccetto? Non posso, perché il nuovo sceriffo ha detto che se mi trovo ubriaco mi lega un trunco ancora più grosso. E a questo ci sono affezionato. E con questo... vi saluto, ragazzi.